tutti! Parto con dirvi che questo trucco sarà il prossimo video, quindi sarò vestita uguale perché lo sto girando lo stesso giorno. Comunque non mi interessa, è solo per dirvelo. Mi è stato richiesto di fare uno speciale per i 500 iscritti perché in meno di 2 mesi siamo arrivati ad essere 500 su questo canale. Io sono molto felice di questo, sono molto grata. E quindi ho pensato di raccontarvi 50 fatti di me, della mia vita e di cose che probabilmente nessuno di voi sa, per aiutarvi a conoscermi meglio, anche perché oggettivamente non sono una che si apre tanto. E io spero che per voi sia interessante. Le ho scritte tutte sul cellulare, quindi se guarderò il cellulare sarà per questa ragione. Io direi di iniziare, anche perché sono 50 e sono tante, quindi mettetevi comodi e godetevi il video. Sono mancina. La mia stagione preferita è la primavera, quindi in questo momento sono felicissima. Ho 2 tic che non riesco a controllare minimamente, che sono mangiarmi l'interno delle guance, che lo so che suona disgustoso ma è così, e la tricotillomania, che è la mania di toccarsi i capelli, ma io me li arrotolo proprio. Quando mi sono messa con Vito ho preso 8 kg, grazie al cielo poi li ho persi, e adesso tra l'altro in realtà mangiamo decisamente meglio, quindi. Odio il pesce, mi fa veramente schifo, però mi piacciono un sacco i frutti di mare, il salmone affumicato e il sushi. Da quando ho tagliato i capelli corti nel 2008, li ho praticamente sempre tagliati e quindi ce li ho corti dal 2008. Ora sto cercando di farli crescere e non mi crescono. Ho fatto la primina, ovvero, per chi non lo sapesse, ho saltato il primo anno di elementari, sono passata direttamente alla seconda, però l'ho fatto, cioè nel senso li ho fatti insieme, l'ultimo anno di asilo e il primo anno di elementari li ho fatti insieme. Non mi piacciono i bambini, non mi sono mai piaciuti neanche quando ero piccola e io non piaccio a loro. In compenso adoro i cani e il mio sogno è di circondarmi di cani e vivere per sempre in mezzo ai cuccioli, ma anche non cuccioli. Non so fischiettare per niente, sono stonatissima sia a cantare sia a fischiettare, non azzecco una nota. E di conseguenza non so suonare nessuno strumento musicale, per niente. Ho paura degli oggetti che volano, che siano palloni, piccioni, ombre, io a prescindere mi copro la testa perché ho paura e mi spavento. I miei genitori a volte mi chiamano Adolfino o Crotalino, perché come nomignoli affettuosi, perché dicono che sono un po' rigida e un po' stronza quando voglio che le cose siano fatte in un certo modo e divento cattiva, però è un mignolo carino. Il mio primo video ho provato a girarlo credo una decina di volte, la nona volta l'avevo anche iniziato a editare, ma mi facevo talmente schifo e sembravo talmente un'handicappata che alla fine l'ho cestinato e quindi non lo vedrà mai nessuno. Sono alta, cioè no, non sono alta, sono bassa, 1,55. Sono laureata in architettura, lavoro in uno studio e sto preparando l'esame di stato, che non passerò mai. Il mio cibo preferito è la pizza al salamino piccante della pizzeria a domicilio che c'è vicino a casa mia. Quella in particolare è il mio cibo preferito. Sono nata in casa, in un paesino in provincia di Torino, dopo che erano passati circa 30 anni dall'ultima persona che era nata in quel comune. Ho frequentato il liceo classico europeo a Torino, che aveva annesso una sorta di collegio di convitto in cui già viveva mia sorella, quindi a 14 anni mi sono trasferita a Torino in questo collegio, ma tornavo a casa ogni weekend dai miei genitori. Non bevo praticamente mai, sono praticamente astemia, non fumo, sono parecchio nervosa, nel senso che se sento un rumore improvviso 90 su 100 mi spavento, sussulto comunque, e questo penso sia perché ho i nervi sempre un po' a fior di pelle. Da piccole io e mia sorella abbiamo cercato di trasformare il mio lettino in una piscina rovesciandoci delle secchiate di acqua dentro. Ovviamente inutile dire che non aveva funzionato. Ho fatto danza, nuoto, ginnastica artistica, snowboard e sci, ma nessuno tanto bene. Una volta per un esame ho fatto 2 after di fila stando sveglia 60 ore con le mie compagne di gruppo che saluto. Non ho mai giocato ai videogames, la cosa che più si avvicinava a un Game Boy era un affare che era fatto a forma di Game Boy ma all'interno aveva dell'acqua e se uno premeva i tastini faceva delle bolle d'aria che ti facevano infilare delle ciambelline dentro dei coni. Questo era il mio giochino. I giochi preferiti a cui giocavamo io e mia sorella quando eravamo piccole erano la scuola, la casa d'aste e il caseificio, in cui prendevamo delle formine da spiaggia e con la neve facevamo i formaggi e poi li vendevamo tra di noi. Lo so, eravamo ciccione già da piccole. Da piccola avevo un coniglio nano bianco con gli occhi rossi che si chiamava, udite udite, Bunny. Che gran fantasia.
Questo è l'unico fatto serio che vi racconterò e penso che sia doveroso da parte mia, perché comunque non lo so, forse può essere un esempio, forse può essere comunque in qualche modo un aiuto forse. Nel 2008, quando avevo 16 anni, mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, che è un tumore maligno del sistema linfatico. Non mi citate, però dovrebbe essere una cosa del genere. Mi hanno curato con la chemioterapia e la radioterapia. Non ho perso tutti i capelli, ne ho persi molti ma non tutti. E tutto ciò mi ha lasciato due cicatrici qua sul collo, una qua e una qua, che neanche più si vedono ormai, spero. Beh, oddio, un po' si vedono forse. Però sono guarita, sto bene, e quando penso che magari sta succedendo qualcosa che mi fa stare male, o non lo so, penso al futuro e dico, mio Dio, come farò? Poi penso anche, ok, però ho superato una cosa molto grave, qualsiasi altra cosa mi può scivolare addosso, ce la posso fare. Quindi, per dirvi, ce la potete fare sempre, in qualsiasi caso, l'importante è crederci e volerlo. E se c'è una cosa che ho imparato in tutto questo, è che la positività penso faccia l'80% di qualsiasi cosa. Quindi state positivi, state allegri, siate ottimisti, perché le cose prima o poi girano. E niente, questo è il mio consiglio per voi. La mia youtuber preferita, grazie alla quale probabilmente ho iniziato a fare video, per cui ho iniziato a interessarmi così tanto al make-up, è Samantha Ravenhall, non so come si dica precisamente, che ai tempi era Batalash Beauty, ed è la mia woman crush perché è la cosa più bella che esista su questo pianeta, e adoro la sua ironia, e il mio saluto è ispirato, sia quello iniziale sia quello finale, insomma, è ispirato al suo. Come youtubers seguo soprattutto make-up artist americane o inglesi o australiane, insomma, e prime tra tutti Jacqueline Hill, Cosmo by Hailey e Kathleen Lights. Invece di youtuber italiani seguo soprattutto Clio, perché ovviamente tutti seguono Clio, e Muriel Boom e Eris Laicodri. Sono disordinatissima, ma voi non potete neanche capire quanto. Il mio discorso di inglese da fare alla maturità l'ho preparato la sera prima dell'orale insieme a mia sorella, che si era accorta che io non l'avevo preparato, e abbiamo dormito quella notte con il nostro dizionario d'inglese nel letto, sperando che questo mi infondesse del sapere per osmosi, e niente, sono andata il giorno dopo a recitare a memoria il discorso che mia sorella mi aveva insegnato. Sorprendentemente sono uscita con il voto più alto della mia classe. Ho viaggiato molto grazie ai miei genitori, che mi hanno portata veramente ovunque, e i posti più belli che ho visto e che ho visitato sono stati l'America Est e Ovest, la costa Est e la costa Ovest, la Cina e il Giappone. Top. Vivo a Torino in questa casa con mia sorella da 6 anni. Ho un bellissimo rapporto con i miei genitori, ci vediamo spesso, comunque almeno una volta alla settimana, o a Torino o nel paesino appunto dove loro ancora vivono, e facciamo sempre un sacco di cose diverse insieme, e quindi sono contenta così. So a memoria tutti gli Harry Potter, adoro la saga di Harry Potter, penso che sia la saga più bella che sia mai stata scritta e filmata e tutto, e anche Nemo e Santa Maradona. Qualche giorno fa su Twitter è nato per caso l'hashtag CutiesFam, perché io ho l'abitudine di chiamare cuties le ragazzine che mi scrivono, perché non lo so, è un nomignolo carino, e quindi niente, è nata così, e quindi benvenuti nella CutiesFam. Ho una pessima memoria, veramente pessima, non mi ricordo niente. Sono meteoropatica as fuck, perché davvero se cambia il tempo, se mi sveglio che c'è la pioggia, piuttosto di uscire di casa mi vorrei uccidere, e invece quando c'è il sole sono mega raggiante e ho voglia di fare un sacco di cose. Ho un tatuaggio sul polso che ho fatto insieme a mia sorella, dove c'è scritto Let It Be, e poi ci sono due otturatori di una macchina fotografica, perché una passione che abbiamo in comune è fare fotografie. Ho la patente ma odio guidare, guido malissimo, cioè sono il cliché della donna che guida male. Mia sorella insegna inglese, lo parla praticamente da madrelingua, come tutti dicono quando la sentono parlare, e quindi io sono cresciuta con lei che mi insegnava inglese, mi costringeva a vedere film e serie TV in inglese, mi parlava in inglese, quindi io conosco l'inglese veramente bene, lo capisco perfettamente, ma mi vergogno un sacco a parlarlo, quindi non lo parlo mai.
C'è stato un anno in cui, se non sapevamo che cosa fare nel weekend, io e mia sorella prendevamo dei last minute per Londra, che magari costavano 20 euro i biglietti, e andavamo a farci un weekend di shopping e così, passeggiate a Londra. Mi mancano quei tempi perché ora non ho tempo, non ho soldi, e quindi niente, niente Londra. Vivere da sole ti mette di fronte al doversi fare, un po' tutto da soli, e quindi ci sono state volte in cui eravamo talmente pigre che abbiamo cenato con ricotta e Coca-Cola o con cavolfiori e cioccolatini o altri abbinamenti di questo tipo, perché quello era quello che c'era. Odio profondamente correre, è una cosa che detesto, mi bruciano i polmoni dopo 2 minuti, mi viene la tachicardia e mi viene da piangere, quindi odio. Come ultima cosa, spero di essere arrivata a 50. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto con i video, e specialmente per come sono fatta, non sono una persona tanto easygoing e estroversa e che insomma si mette tanto in gioco. E quindi vi ringrazio uno per uno perché veramente mi fate venire voglia di registrare altri video e di fare tante cose, di portarvi con me in tutto quello che faccio. Quindi grazie, vi saluto, spero che vi sia piaciuto, non so perché batto le mani. E nulla, se siete arrivati fino a questo punto, commentate con Cutie's fam, peace out. Nelle puntate precedenti. Per aiutare. Sono laureata in architettura. Questo era il mio water. No, ho perso il filo. Ah!